Bene, ammorbidito lo sconsiglio pubblicitario da Giuri Studio del TNG, sala televisione del Tatto, una bella televisione, sempre presente. Vi stimo tanto, un abbraccio e un'istrinta mano. Ma pintare una telefonata in Tini Muschietta, pronto? Pronto, Alfredo, sempre Salvatore Arras. Oh, ciao Salvatore, come ti stai? La mamma, le tue? Di pure, piano piano, e a me non E finito tu a Baidè in este? Nino. Beh, io sono la bella sempre, Cristo, sì. Questo che non mi dimmi che l'altro in Germania, e non la sua babbo. A Baidè che mi sta allegra ancora, a Baidè che mi sta cantosata, poi mi fanno la poesia. Bravo, Salvatore. Saluto la poetessa, saluto che bravamente. Sì. Grazie, apostolo, grazie. È il debattato. Io le battaglie ho compreso, sì. niente, più saluto a Ferdinando Casio, che è un amico mio, che sabato siamo a Casa Serena cantante, sì. Mi devo avvicinare. Saluta Luca, non mi botto bene che so, in tisci che so. Noi cominciamo a sabattero. Lo so, ma non mi botto bene, sinceramente. Ciao, via, vieni. E stai tutto criticato che è Andro e poi non benzo. No. Non potendo, che sono in tisci di... Deve presentare sul libro che ha fatto. Va benissimo, Gigi Sanchez, sì. Va bene, ti ringrazio. Saluto a Ferdinando, saluto a tutta la famiglia tua, e in particolare a Mutere tua. Grazie. Potete mia ti saluta a Matisse. Ti ringrazio. Arrivederci, no, arrivederci. Ciao, saluto. Ciao, vedere, grazie. Grazie. Questa è la passione di canto sardo, ma appassionata, bene. Ma canta di sicuro. Però... No, cantava, però cantava, però mi dà appassionato, su morte Tonino Cano. Io non bevi Tonino Cano, mi finisco. Bravissimo. E lui saluta la mente, brava che deve un momento immigrato fuori, in Germania, ed è sempre collegato, sempre, e fa il piacere sempre. L'anima nostra non chiede mai vedere. No, e chi è che fuori poi questa cosa, forse la sprezza più su di noi, scusiamo il nome. Calma, va a entrare una telefonata e noi la leviamo, che chi potete usare, un preso, e teniamo schiesto. Pronto? Pronto, Alfredo? Buonasera. Buonasera, chi è? C'è Carmela Russa. Carmela, signora. Carmela presente, chi è Zizi? Carmela Riccio. Peppino. Ciao. Ciao. Ciao Peppite Viaghere! I tuasa! So da che in sta televisione a tacciappare! Carmela, questo sì! Un abbraccio Peppi, un abbraccio manno manno! Come ti stas Peppi? Insomma, un momentino, già sai dove è Carmela! Dai, non mi pensi! Stasera ti chiedo pensare allegro, con un bel sorriso! Bidelli, certo che sono bidelli. Sono contenta. E a mezzanotte, a metà, beh, sarei picca. E su chi esci ti rientri stanotte pure. Sono contenta, Peppi. E tanto a Baida, fino a Proattia, come si, Alfredo? Sì. Un abbraccio a volte, Peppi. Buon proseguimento, va. Ciao, Peppino. Ciao, Peppino. Bene, mi sentite a Peppino, mi sentite tranquillo e pacifico, e mi fa piacere gente che gli pega questa poesia, gente che la comprende. Caso una cosa bella, questa poesia buona panata, non cade masticata, questa poesia è un'arte, è una chi nasce da chi nasce questa poesia. Uno è scrivere a tavolino, uno è improvvisatore, uno è ai rimata senza rima. Sì. Racconto di sì. Però sempre poesia è. Però sempre poesia esatto, est. Brava sì. Carmela. Portiere di Bonare, di gusto che è una lingua che di Nimoso, e la poesia è una cultura, tutto merita la poesia. Se non è la poesia, non va nulla. Se tu sei un cantatore, come ti fai che si riesca a cantone a cantare? Certamente. Un coro, come ti fai ad andare a cantone se non è la poesia? Tutto niente della poesia, e la parola di Sara Sinizzi. A me la poesia non mi piace, che non ti piace questa una cosa, però a me di non pensare la poesia non va nulla. Vai a Carmela. Sono d'accordo, sono d'accordo. Come sentito stata la telefonata, e come la voglio proprio legare a questa telefonata di Peppino, che secondo me è proprio giusta. Questa è la cosa che scherzo fa che scomo, è un giro di saluto a amigos, caros.
E questa in particolare, este, mi dispiace che non bisogna buttare da passare prima di andare in noga a lo salutare. E beh, bisogna salutare che questa magari la persona di Pattata che purtroppo e beh, è... lo saluta, perché almeno, scusa, ma appena appena, che abbiamo entrato una telefonata per mandare questa poesia, non ti vedo truccare questa poesia. No. E tanto, intendiamo questa telefonata, pronto? Buonasera Alfredo e salute Trigu. E Dinari e Libertà. Tu sei un infermiere, mi pare che sei il De Ossi, Antonio Rubino. Si fa il suo ex. E mi pare che sia sempre ago senza ino però, Dinari Antonio Rubino. Dinari Antonio Rubino. E te venite questa poetessa, Antonio? Ma ti devo dire la verità, ti devo dare la verità, le cose che fai di salto, come ti dici tu devi pure piacere l'italiano. Devo dare la verità perché mi sono molto in contatto dopo questa trasmissione oggi. Ai 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 ai. Quindi non so niente da come voi. Lo ha proprio suo modo di intendere questa signora. Come l'intende spero. Sì. Una, sono contento però davantale. Una cosa. Che in questa trasmissione tu abbia sempre intercambiabilità. Cioè sul senso che tutto mi pare che ti rappresentano, sì, no? Sì. Effettivamente abbraccia a tutti i rami della cultura sarda. Esatto. Della famosa isola dei Nuraghi. Come te suona bene l'isola dei Nuraghi, una delle più grandi civiltà. Bravo. E noi dobbiamo essere orgogliosi. Bravo a tu. Comunque, vi saluto immediatamente perché. Che si intende sta signora allora? Salute Trigu! Mi andava a tata, mi tu! È sempre salute Trigu! È Dinari, è libertale! Ciao Alfredo! Ciao a tu! Ciao caro Alessio! Saluto la tua consorte! Grazie, ringrazio Pietrino! Ciao, 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 ciao! Questo è un infermiere, come sta in pensione, vero? E che hanno da che hanno fatto che sono stato operato uno, e vi disse. Cosa ha assistito? Non mi ha mai lasciato. Ed è mai lasciato al paese, ma le ha abbracciato tutto a mano e minore. Certamente. Antonio Rubino, intendiamo questa poesia di Carmela, che mi fai piacere? Questa intendi poesia tu? È un pensamento di un grande compaesano mio, Angelo Carboni, sì. Persona di stima manna. Prui te l'ha poligata prima a Peppino, secondo si è chiamato prima, che a Peppino pure non è spassendo un periodo bello della vita sua. Le facciamo solo auguri. Le facciamo auguri al manno, se questa poesia è proprio qualche cosa che dà di speranza a tutto. E teniamo la cammina. Va sempre in spera al delughe. Secondo Scione. Mi dassa libertà di avvitare vaeddos in bonidores. E stasera, mansezzi in su balcone, a ogios a Saidda e a Lerno. Nue spigorinas, a un posto incorrotto al montes, sal guerreras, mudas, parian battias a fresco. Forse sal feminas intro domo, fin preparendes a cun orto. Salmontes, che girian attitados. Un'iscampiata ai lughe, ha mudato su montes a scravas. Fiore, in un ramo biaitto da esastraschias. Ai, Elsa, vita nostra. In mesa su niedigore, va sempre in spera al delughe. E speriamo che sia davvero di hai prodotto, però chi è soffrendo, esatto, però chi è soffrendo per malattia, per altre cose, per il soffrimento e il debito, ma tante cose nella vita nostra. E davvero che bappa sempre un'ispera, che non si deve mai, mai disperare. Lo so, Carmela, ma la vita nostra è fatta che Gesù Cristo non ha dato una per nascere, una per morrere, una per stare bene, una per stare male. Sempre male non potrebbe stare. Ma non manco no. Sempre in nulla, la fede nostra è fatta cagare. Certo, momento al buono e momento al male. Esatto, bravo. E questa invece è proprio una poesia che si narra da Samistade di Steven e Vlore, un caro amico mio, un bravissimo poeta, che scrive e tratta da questo argomento su Spiul di Vescio. Lo salutiamo caramente. In poesia, lo saluto davvero caramente. E questa di abbero... Questa è di Dula, mi pare, no, 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 è naschi, no, se ve ne parlo, è naschi di Nanela, ma è stato in Tattari da Maigantosanno. So. Esatto, bravo. Però scrive sempre che in quel bello dengo goccianino, se lo vedo rese goccianino,
che ha dato un bello spirito. Poi, se è di questa zona, adesso di Burgos, attaccato alla rappare. Sì che, già posso comprendere. S'amistade. S'amistade non è spezzi una cantone con rida che imperaula saliosas, né uno matturo e rosas, chi si goldi di sa sorto al dessamore. E non è nemmanco uno giardino in flore, che tutti insolveranno al dessosanno secchi voi, a tempo il fatto il mannos, lassa tutto dal fozzas a solventos. S'amistade è il suo goro e sos intentos, chi passa in suo mano versamento. Non muda a salmuda al de su tempus, né tene tua scaras, che sa luna, che quando una si mostra lampante, s'attera, sindista d'ammagata in brazzo de sa notte di mizzosa. E quando in sal fontana al de san neu, s'imbara sa bertula e sa vida, soledade spunghinosa si affannos, prenan s'animo esentore il frittos. Resta tanto una oghe, in sosa pittos, con allega al desole atteso atteso, una veraula saliosa, ancora acceso, ed è lughe, in sa notte ammottinata. Ed è sproprio di aia, a volta sa, una veraula poi di un amico, resessi di a t'abberrere una ventana e a t'illuminare, a ti dare coraggio e animo a seguire in sa vita. E questo è un amico, ti l'hai detto? Carmela. Sono un amico, ti lo potete dire. Bravissima Carmela, per fatta cadere non ho sempre cosa amico il bisuno che comprende questa cosa e ti fa che piacere quando un amico ti fa che una veraula cai. Ti illumina. Sì, è proprio di ti illumina, ti illumina stanotte, esatto. si scurore del sosanneo, del sospensamento. Lei la panata uno, quando vieni di sotto, là della de sua poesia, fagela subito, sì. Lasciala come in te nascere. Non la tocca, se la tocca la guasta. Quindi a me dai una amica poetessa che scrive in italiano e che però di questa amica abbiamo fatto una cantasposia poi furriata in saldo, proprio da Steven e Vlore. Ma una bravissima poetessa, si narra Antonella Jaschi, e sai scrive cosa meravigliosa, sa proprio di Ai, de Botto, e narra da per me la poesia è uno starnuto. Narra proprio di Brava, Carmela, non devo spiegare questa poesia, che è nata questa poesia è stessanime proprio. E sono cose che devi dentro per questa poesia, baia. Caduto il nini da questa poesia. Però questa poesia, se non è fatta questa maniera, uno ha fatto una poesia, ha cominciato a toccare, si filmanna, l'ha fatta minoretta, minoretta. Non andrà bene, lasciala come te nascere, non li fai nulla. Certo. Non è che la soccorragene, no, no. La serie A volte si guasta, a volte lo poeta il manno narra un puro che bisogna delimare, esatto, cano giù a si allungare troppo, a fare cose troppo fronzuda. Brava Carmela, scusami Carmela, in questo momento abbiamo un sorcorso pubblicitario, allegra coro.